Il titolo lo vedete appunto in sovrimpressione: quotarsi in borsa tramite crowdlisting. Cos'è e come funziona? Naturalmente lo spiegheremo, ma partiremo da un caso in particolare. Io saluto in collegamento con noi Guido Massari, CFO di Glass to Power. Intanto eccolo qui, buongiorno, ben trovato, grazie Buongiorno. per essere con noi oggi. Grazie a voi. Allora, società delle vetrate fotovoltaiche, intanto ci racconti un po' qual è la vostra mission, qual è il vostro ambito di indagine, anche se l'ho già accennato io, ci racconti un po' di voi e poi parliamo di questa quotazione e di come è avvenuta questa quotazione, di come avete portato avanti, insomma, questa quotazione. A lei. Ok, grazie. Allora, Glass to Power è una società, una startup innovativa che nasce a Milano a fine 2016 con un gruppo di investitori che partendo con un piccolo capitale sociale di 300.000 euro dall'Università di Milano Bicocca, grazie a un brevetto, anzi un paio di brevetti di due professori dell'Università appunto di Milano Bicocca. Franco Menardi e Sergio Brovelli hanno portato avanti un concept per realizzare appunto delle vetrate fotovoltaiche trasparenti. Queste vetrate funzionano con delle nanoparticelle che vengono disciolte all'interno di un foglio di plexiglass di spessore di intorno ai 7-8 mm che viene inserito all'interno di vetrocamere normali che poi costituiscono le facciate dei nostri edifici che possono essere facciate continue o non continue a seconda dei casi. Diciamo che queste nanoparticelle intercettano parte della luce entrante nella vetrata, la trasmettono sul bordo. Sul bordo ci sono delle strisce fotovoltaiche che fanno la conversione ottico-elettrica e quindi rendiamo una superficie che tradizionalmente è passiva in attiva. Il nostro obiettivo è proprio quello di sfruttare grosse superfici, immaginatevi grattacieli, no, di vetro. A facciata continua, ecco, questi grattacieli, se dotati di questa tecnologia, possono diventare o andare verso i cosiddetti zero energy building, quindi sostenersi, autosostenersi energeticamente. Esatto, Un senta, poi peraltro, problema. scusi se la interrompo, poi la faccio proseguire. Naturalmente, si parla molto appunto in questo concept e nella mission, insomma, che voi vi siete dati quando avete avviato il tutto, di rispetto per l'ambiente, poi peraltro, insomma, si parla di energia, che è un tema, direi, centrale in questo momento. Insomma, dobbiamo in qualche modo tutti quanti essere lungimiranti, avremmo dovuto esserlo già da tempo, proprio per evitare poi altre problematiche che ovviamente in questa sede con lei non voglio toccare, però è solo per rimarcare l'importanza di queste tematiche. Insomma, ecco, ci tenevo a precisarlo, perché poi sa, no? È vero, da una parte c'è il business, dall'altra però ci sono tante altre questioni, a partire dal rispetto dell'ambiente e poi anche al risparmio energetico, che in questo momento ci farebbe molto comodo, e non aggiungo altro. Prego. Sì, infatti la nostra tecnologia è proprio focalizzata su questi temi a cui accennava lei. Gli zero energy building sono un tema molto a cuore della comunità europea degli ultimi anni. Ci sono dei decreti che cercano di sviluppare, di andare e di spingere, no, innovazione tecnologica in tal senso. Noi ci siamo inseriti all'interno diciamo di questo filone. Certo. Smart, quindi zero energy building, ma anche smart city, smart grid, no? Cioè riuscire a produrre energia in modo molto diffuso e utilizzarla il più possibile in loco. Ecco, questo è un pochettino il nostro obiettivo, la nostra vision, e questa, essendo energia verde, potendo un edificio business utilizzarla immediatamente, è chiaro che se ne trarrebbero dei benefici soprattutto per i grossi centri abitati e i grossi agglomerati. Ecco, sul vostro sito, che io stavo guardando molto, con molto interesse, avete messo anche qualche numero sullo scenario mondiale, che poi non è questa la schermata, adesso vediamo se dalla regia possiamo vedere. Qualche numero sullo scenario mondiale, vediamo, scusi, siamo ovviamente in diretta. Eccolo qua, esatto, è questo qui. Allora, 27% di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
lì, 2.236 milioni di tonnellate di CO2 emessa da edifici residenziali e commerciali in America, 980 dollari risparmio annuo pro capite derivante dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Parlavamo prima appunto del risparmio e di quello che significherebbe poi anche per le nostre tasche. E poi questo fatidico 2020 che abbiamo già superato abbondantemente, entro il quale i nuovi edifici dovranno essere a consumo energetico pari a zero. Ecco, questi sono, diciamo, i numeri che ci danno l'idea, no? Della portata di questo business, ecco, definiamolo così, Massari. Sì, è così. In effetti questi numeri ovviamente sono sempre molto ambiziosi, no? E sfidanti, però è chiaro che a livello mondiale si deve andare avanti con delle ambizioni e con dei numeri sfidanti, altrimenti poi non si raggiungono queste sfide. È chiaro Certo. che noi di Glass to Power potremo dare un minimo contributo a questi numeri, però se tanti altri attori come noi potranno concentrarsi per trovare delle soluzioni analoghe o complementari alla nostra anche per portare gli edifici veramente ad essere zero energy building, perché siamo lontani dall'essere zero energy building, e questo per tutti gli edifici. Quindi riuscire ad arrivare ad ottenere veramente degli zero energy building, direi che questo sarà un traguardo molto Certo. importante per il pianeta. Allora, un altro traguardo, insomma, che avete raggiunto è la quotazione alla borsa di Parigi tramite crowdlisting. Allora, il crowdlisting adesso lo faccio spiegare ad Alè, ma è un'opportunità per aziende e investitori. Può essere una grossa opportunità di crescita. Adesso spieghiamo perché. Allora, voi siete arrivati in borsa appunto su Euronext Parigi con una capitalizzazione di 25,38 milioni di euro. Quindi, con questa operazione di crowdlisting, il che significa senza una IPO vera e propria. Allora, ci racconti un po' questo percorso, spiegando quali sono le potenzialità appunto del crowdlisting. Sì, allora, il crowdlisting è nato come idea in una collaborazione che noi abbiamo avviato all'inizio, abbiamo cominciato a discuterne alla fine del 2020 con una piattaforma che propone appunto aumenti di capitale in crowdfunding, che si chiama Upstart di Bergamo. E abbiamo cominciato a discutere dell'opportunità di fare un'operazione un po' più innovativa. Crowdlisting credo che sia proprio un marchio addirittura registrato da Upstart, che ha avuto proprio l'idea di creare questo percorso. Abbiamo cominciato a discuterne insieme e direi che poi abbiamo, così come abbiamo fatto, abbiamo deciso di percorrerlo. Il crowdlisting quindi non è altro che un crowdfunding, quindi la raccolta di capitale viene fatta attraverso, diciamo, un crowdfunding tradizionale che avviene preliminarmente, no, alla quotazione. Alla fine del crowdfunding, con quello che si raccoglie di fatto costituisce la raccolta stessa della quotazione. A quel punto c'è un collocamento, si chiama collocamento tecnico presso il listino che è stato definito, che si è scelto in quel momento, a seconda poi del tipo del livello di raccolta che riesci a fare, puoi ambire a diverse tipologie di listino. C'era Access Plus a Parigi o Growth. Noi siamo riusciti a collocarci con questa operazione su Access Plus, quindi un primo listino intermedio, diciamo, per la nostra quotazione. Ecco, tecnicamente quindi funziona così: non è una vera e propria IPO, però è ovvio che quasi tutta la documentazione, l'information memorandum, una serie di documenti per il listino per la quotazione stessa devono essere inviati ad Euronext. È cominciata dopo dalla raccolta in crowdfunding una negoziazione con, cioè più che una negoziazione, uno scambio di documentazione abbastanza dettagliata per arrivare a
qualificarci verso di loro, alla fine ci hanno accettato nel loro listing e quindi a metà febbraio è partita È partita. Peraltro nel 2022. leggevo che insomma, la crescita della società, perché appunto dicevamo il percorso di crowdlisting rappresenta proprio questa grossa opportunità per aziende e investitori che in primis proprio per una prospettiva di crescita, un'occasione di crescita. E leggevo proprio che i tempi sono anche relativamente lunghi, insomma, nel senso che a meno di un anno dall'investimento si vedono i primi risultati proprio nella crescita dell'azienda. Poi ovviamente ci farà sapere se vorrà. Aumenta il valore della società e quindi poi si deve procedere con l'aumento dei ricavi. Questo è un po' il passaggio, no? Anzi, sono i vari passaggi dopo la quotazione tramite crowdlisting. E leggevo anche, poi le do la parola così mi conferma o aggiunge ovviamente questioni a quello che già sto dicendo, è la terza volta che una società prende parte a questo processo di crowdlisting e si quota poi sul listino europeo. Come dire, sta diventando un po' anche un modello, no? A cui magari delle altre società, delle piccole e medie imprese possono con il quale possono confrontarsi. Ma allora, penso di sì, credo di sì, è sicuramente un modello interessante. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo seguito questo modello per un paio di motivi strategici fondamentali. Il primo, noi abbiamo nel corso della nostra esistenza dal 2016 ad oggi, essendo questa una società industriale che deve prima industrializzare un prodotto per poi arrivare a commercializzarlo, noi, come si può immaginare, avevamo tremendo bisogno di denaro e di aumenti di capitale continui per sostenerci nei primi 4-5 anni della nostra vita. Finalmente oggi siamo arrivati sul mercato e stiamo cominciando a commercializzare il nostro prodotto, no? Ma per arrivare a dove siamo oggi è stato un percorso impegnativo. E quindi il crowdfunding in generale è stato per noi fondamentale per arrivare dove siamo arrivati oggi. Sì. E quindi consideri che noi abbiamo raccolto capitali per più di complessivamente in tutti questi anni per più di 6 milioni di euro con 800 investitori. E consideri anche che quindi alcuni di questi probabilmente avevano anche il desiderio di una way out. E quindi il primo motivo strategico è stato dare la possibilità ai nostri soci, magari i primissimi storici, di una way out concreta, e questa ovviamente il listing rappresenta una possibilità. Certo. Altro motivo molto molto importante per noi è stato quello della visibilità internazionale, perché il nostro prodotto, la vetrata fotovoltaica trasparente, come lei si immagina, è un prodotto che sì, adesso stiamo cominciando ad implementare in Italia come primissimo step, ma deve necessariamente cominciare a svilupparsi a livello internazionale. Noi abbiamo un programma molto aggressivo di internazionalizzazione del nostro business, perché si immagini gli Emirati Arabi, ad esempio, no? Quello deve essere il focus delle nostre implementazioni. Lì costruiscono grattacieli come se fossero funghi champignon, mi perdoni No, 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 questo no, paragone, va bene, ci sta, ci sta. no, però è ovvio, e sono anche molto attenti all'ambiente, no? Stanno costruendo delle città in Qatar, Lusail City, in Egitto, adesso è vicino al Cairo, hanno dei progetti ambiziosissimi di costruire delle città assolutamente autosostenibili, per cui è ovvio che quelli sono i mercati per noi di riferimento. Quindi una quotazione comunque su un listino internazionale come Parigi Certo. ci dava un pochettino più di visibilità. Certo, quindi insomma, le stavo proprio per chiedere diciamo, i progetti dopo questa sfida, no? Perché poi usiamo questa parola che è sempre Sì, lo è, azzeccata. lo è. Esatto. Le stavo chiedendo i prossimi progetti, cioè insomma, il primo obiettivo è proprio quello della visibilità internazionale. Da adesso in avanti, quindi come procederete appunto con la vostra mission, con il vostro business?
Ma allora, intanto, come accennavo prima, è fondamentale cominciare a creare una visibilità sul territorio nazionale e avere delle installazioni concrete in modo da dimostrare che il prodotto c'è, funziona e può essere installato ovunque. E quindi in questo contesto abbiamo cominciato già ad avere i primi ordini importanti e speriamo che nel prossimo, quest'anno, nel 2022, di finalizzare determinate installazioni in modo da cominciare ad avere delle referenze importanti. Parallelamente a questo ci stiamo muovendo a livello internazionale con delle partnership, per esempio è uscito un comunicato stampa la settimana scorsa di una partnership importante che abbiamo fatto sia con l'Università di Singapore che con una società che costruisce proprio facciate vetrate fotovoltaiche, no, vetrate normali, mi perdoni, a Singapore e nell'area, diciamo, tutto il sud-est asiatico. Ecco, quella è un'area strategicamente importante. Singapore è un centro di eccellenza piccolo, però dove ci sono tanto molti capitali e parallelamente a questo soggetti visionari che hanno intenzione di utilizzare tecnologie innovative per realizzare grossi edifici. Quindi quello sicuramente è un target di riferimento interessante, non solo quello, come le dicevo prima, gli Emirati, gli Stati Uniti e molti paesi nel mondo dove diciamo dove il sole non manca mai. Ok, esatto, anche strategici, insomma, come posti. Leggevo anche, prima di salutarla, poi insomma invito i nostri amici a prendere visione di tutte le vostre iniziative sul sito, che avete anche iniziato questo tour da luglio 2021 ad aprile 2022, quindi credo che sia in conclusione, poi non so se la tematica purtroppo del Covid, di quello che è successo, ha rallentato il tutto, ma insomma, perché questo tour in giro per l'Italia? Ma il tour era sì, allora un po' purtroppo è stato rallentato per il Covid. Non le confesso che poi fare questi, queste, Certo. queste, organizzare questi eventi che volevano essere fisici, cioè fisici nel senso di eventi non via web, ma con presenza sono stati un po' rallentati, però li stiamo comunque facendo. L'obiettivo è quello di far conoscere la nostra tecnologia a una platea di studi di architettura che poi sono coloro che collaborano, no, con i vari costruttori e imprenditori per la costruzione e realizzazione di nuovi edifici. Quindi è chiaro che la nostra tecnologia deve, cioè noi abbiamo il desiderio di renderla nota a un numero elevatissimo di studi di architettura, concettualmente tutti, perché possano tenere in considerazione la nostra tecnologia quando ci sono dei progetti innovativi e soprattutto considerando appunto gli obblighi imposti dalla Comunità Europea sulla realizzazione degli edifici di ultima generazione, per esempio tutti gli edifici pubblici, hanno un obbligo molto, molto forte di tendere quantomeno a diventare degli zero energy building. Quindi soluzioni di questo tipo, la nostra piuttosto che altre complementari o alternative devono essere prese in considerazione da questi studi per portare avanti dei progetti dove il tema energetico nella costruzione dell'edificio diventa centrale. Chiaro. Allora, io attendo novità rispetto a questa sfida, come l'abbiamo definita giustamente, futura, anche proprio perché secondo me invece in questo momento, insomma, de degli esempi virtuosi servono sempre, sempre servono gli esempi virtuosi chiaramente, ma siamo in una fase di passaggio in cui ci siamo evidentemente resi conto che siamo indietro, sotto tanti punti di vista e, soprattutto su temi come questo, appunto, che riguarda
l'energia e quindi può servire proprio da, come dire, da incentivo anche per altre imprese. Non a caso noi raccontiamo dei casi appunto anche in diretta perché servono sempre. Io ringrazio Guido Massari, CFO di Glass to Power, e appunto ci risentiamo presto, mi auguro, magari anche come dire, per parlare di questi step che da adesso in avanti vi attendono. Grazie intanto per averci raccontato la vostra storia. Buona Grazie, grazie a lei e buona giornata. giornata.